Siccità, l'ultimo film di Paolo Virzì, il regista, l'ha presentata all'Arca di Spoltore insieme a una delle protagoniste del film, vale a dire la pescarese doc, come si suol dire, Sara Serraiocco. Ci sono volute ben 3 sale, la 2, la 7 e la 8 dell'Arca di Spoltore per contenere il pubblico entusiasta per questo film. Nel momento del panico e dell'intolleranza servono prudenza, civiltà e umiltà. Rete 8. Le faccio dire delle cose? Certo, vuol fare da intervistatore? Faccio da intervistatore. Ma io vorrei chiederle tante cose su Pescara, vorrei tanto che mi insegnasse qualche espressione tradizionale, qualche saluto, qualche ringraziamento. Ecco, come devo dire agli spettatori? Scine cacine, ma cacine in tutta. Questo è veramente difficile. Guarda, è un classico. Potrebbe andare sul più difficile. E poi cos'altro dire? Ma non ti viene voglia di tornare quando vieni qua? Sì. Sempre. Essere abruzzese, pescarese, in che cosa l'aiuta? C'è qualcosa? Queste sono quelle domande stupide che noi giornalisti facciamo. Più che altro sono brava a mangiarli, perché mangiamo la rusticina, quindi sono, però devo essere sincera, sono capatosta, quindi forse è quello, anche la determinazione, la voce. Il suo personaggio me lo racconta? Sì, io interpreto Giulia, che è una ragazza, un'infermiera, che si ritrova in questa città appunto priva d'acqua, e anche lei ha un passato molto doloroso e dovrà fare i conti con il presente, con il passato, ma anche con il futuro. Non vi voglio spoilerare tutto. Passato, presente e futuro, c'è tutto. Sì. E se poi ti posso raccontare una cosa di Sara. Sì, perché lei è una bimba rispetto a me, è una che è uscita dal centro sperimentale, sì. Vero? Recentemente l'abbiamo vista fare la cieca in un film Salvo, e ho chiesto alla ragazza, con lei non avevo mai lavorato, però pensavamo che poteva essere interessante per questo ruolo, e allora ci siamo contattati, però in un periodo in cui non era possibile incontrarsi, dovevamo vedersi a distanza, ti ricordi? E allora era uno Zoom, un Meet, uno Skype, qualcosa del genere. Gli ho detto, ti va di leggermi questa scena? Lei ha cominciato solo a leggerla, e mentre la leggeva, questa scena che non ti dico qual è, è subito cominciato a vibrare, a commuoversi mentre lo faceva, e noi dall'altra parte avevamo i lucciconi e l'abbiamo dovuta interrompere. Ho detto basta Sara, sei libera, vero? Lo fai?